Dopo lo stop di 2 anni imposto dall'emergenza Covid, al santuario di San Gabriele sono tornati 100 giorni dall'esame di maturità. In realtà la data dei 100 giorni sarebbe caduta lo scorso 14 marzo, ma si è deciso di posticiparla per attendere la cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Anche se non come gli anni pre-Covid, è stata buona la partecipazione degli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione. 100 giorni agli esami di maturità, cosa chiedete a San Gabriele? Ovviamente di uscire con il massimo dei risultati, di far andare tutto bene, questo, le solite cose. Da che scuola venite e soprattutto cosa avete scritto sulla maglia? Noi siamo il 5° H del liceo classico europeo di Teramo. Noi abbiamo scritto: siamo bravi ragazzi ma non ragazzi bravi, ovvero una citazione di una nostra professoressa che ci faceva molto ridere. Siete preoccupati per gli esami di maturità? Così così. Puntiamo a basso. Sì, dai. Sì. Però speriamo che San Gabriele ci dà la grazia. Veniamo dal liceo coreutico di Pescara e a San Gabriele chiediamo, ecco, di arrivare vivi all'esame. E una grazia. Di andare soprattutto bene agli esami e che finisca tutto questo momento di pandemia e di disagio. Tanto di arrivarci agli esami, esatto. E poi si spera di passarli nel miglior modo possibile, sì, assolutamente, con serenità, ecco. Nel momento in cui dovevamo scegliere i colori abbiamo pensato proprio al giallo e all'azzurro dell'Ucraina, proprio messaggio di speranza, per sperare che questa guerra possa finire il prima possibile. Sì, quindi. Mancano meno di 100 giorni agli esami di Stato, siete preoccupati, avete portato soprattutto le penne da far benedire? Eccole qua, le penne assolutamente, ormai è il rito e no, siamo convinti che possiamo fare un bel esame, siamo una bella classe, quindi speriamo bene. Una grande gioia, si vede proprio nei giovani una voglia di rinascita e noi siamo contenti di accoglierli qui al santuario per un momento di incontro, ci vedono, stanno con noi, hanno anche una visione forse un po' più simpatica di una chiesa giovane. Il messaggio di San Gabriele è la gioia, sicuramente, cioè vivere la vita con fiducia in Dio, anche se le cose possono essere difficili, terribili, c'è sempre Dio che è al di sopra di tutto e Gabriele diceva: la mia vita è una continua gioia. Massiccio lo spiegamento delle forze dell'ordine sulle strade a ridosso del santuario. L'obiettivo è quello di far trascorrere, ragazzi, una giornata di comunione secondo lo spirito religioso che ha animato dall'inizio l'appuntamento annuale. La parte nostra come comune l'abbiamo fatto con un'ordinanza per evitare gli alcolici e, diciamo, i barbecue un po' selvaggi. C'è un imponente servizio d'ordine e il prefetto ha voluto mantenere, diciamo, quelle pregiudiziali della safety e della security, e quindi io vedo una situazione davvero sotto controllo e una bellissima giornata.